Francisco Marcelo Van Dumen, giocatore per la prima volta ai nostri microfoni, oggi sei entrato, non hai giocato tantissimo quest'anno, però insomma c'è stato il problema per il tesseramento, adesso è tutto a posto chiaramente. Facciamo un po' la cronistoria della tua vita di calciatore. Se non erro sei angolano, sì. E però giocavi in Sudafrica. Raccontaci un po' la tua storia da ragazzino. Sì, io sono cresciuto in Angola, sono nato in Angola, scusa, ho sbagliato, ma sono cresciuto a Sudafrica e sono stato qui per verso 6-5 mesi e mi ho trovato bene qui a Massa, tutti sono... Scusami se ti interrompo, in Sudafrica con chi giocavi? Ho giocato con la Kaizer Chiefs e Soccer Dream FC. Kaizer Chiefs, che è una squadra diciamo importante del campionato sudafricano di Serie A. Sì, sì, è una squadra che c'è tanta storia, che c'è, sì, sono forte. E poi insomma c'è questa avventura italiana, come la stai vivendo più che dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista umano, come ti sei trovato a Massa? Ho mi trovato bene perché tutti qua a Massa sono una persona bravissima, e cioè, sono felice qua, sono contento. E torniamo allo specifico calcistico, qual è il tuo ruolo, quello che, dove ti senti che dai il meglio di te stesso? Io mi sento bene come attaccante, tanto attaccante esterno, centrale. Non fa niente. Sì. Oggi sei entrato e hai sostituito l'attaccante centrale che era Buffa e hai avuto anche una grande occasione in contropiede, diciamo che difensore e portiere sono riusciti a fermarti, però insomma sei già andato vicino al gol. Sì, ho quasi fatto un gol oggi, ma spero che la prossima volta io faccia un gol. La Massese, diciamo, dopo un periodo veramente negativo si sta riprendendo. Come la vivi dall'interno questa sequela di cambiamenti di allenatori e cosa pensi che abbia portato il nuovo allenatore da cambiare così radicalmente la qualità del gioco e la qualità dei risultati della Massese? Secondo me abbiamo trovato bene con il nuovo allenatore, già 3 settimane abbiamo fatto bene, cioè, la squadra c'è tanta fiducia, siamo più uniti ora, siamo contenti, ecco perché che noi abbiamo fatto bene a 9 punti in 3 partite, quindi siamo tutti contenti. Allora, mandiamo un saluto nella lingua che vuoi te a chi ti può guardare, perché sai che su internet ovviamente ci possono vedere anche in Sudafrica o in Angola, dove vuoi te. Fai un saluto ai tuoi amici, ai tuoi familiari che sono al tuo paese. In inglese o in italiano? Come vuoi te. Io penso in inglese, magari sia meglio. Sì, in inglese va bene. I just want to thank everyone that's been supporting me. Obviously, I want to thank my whole family. My sister, my mom that's in Angola, my girlfriend, my brother. I want to thank everyone for all the support, and hopefully I can make all of you guys proud. I want to thank my agency and everyone that's watching. Thank you so much. E a questo punto vogliamo sapere il nome della tua girlfriend, la tua ragazza, e quanti anni ha la tua sorella? Hai salutato anche tua sorella? Sì, io abito con mia sorella laggiù a Sudafrica, anche con suo sposato. Con suo marito? Sì, con suo marito, che praticamente è come mio padre. E lei c'è 33 anni, la mia ragazza si chiama Giselle, c'è 21 anni. È sudafricana? Sì, è sudafricana. Benissimo, allora abbiamo chiuso con questo tocco di esotismo e ringraziamo Francisco Marcelo. Grazie, in bocca al lupo.